Nostro Signore, ti preghiamo nel tuo santo nome che tu possa benedirci in modo molto speciale. Possa questo essere il giorno che tu hai fatto per noi tutti. Che la tua parola possa cadere profondamente nelle nostre anime. Che i nostri cuori siano preparati. Benedicici e sii con noi. Te lo chiedo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Abbiamo già ascoltato il sermone che il nostro fratello ha predicato. Il nostro Signore è andato a preparare un posto. Per chi egli prepara un posto? Lo sposo prepara il posto per la sposa. E questo è il tempo speciale di Dio per noi. Per essere preparati per il grande giorno quando il Signore ritornerà. E noi crediamo con tutto il nostro cuore che siamo negli ultimi momenti del tempo della grazia. Non siamo soltanto nel tempo della fine, ma siamo alla fine del tempo della fine. E tre volte il nostro Signore ha detto, dopo aver parlato dei segni del tempo della fine, quando vedrete accadere tutte queste cose, non quando leggerete al riguardo, ma quando le vedrete. E noi siamo la prima generazione che vede adempiersi tutte le predizioni della Bibbia. E noi siamo la generazione che vedrà adempiersi l'ultima promessa. Oggi non parlerò a lungo, ma condividerò giusto qualche passo della scrittura e qualche pensiero con voi. Noi ci ricordiamo ciò che il nostro Signore ha fatto per noi. In questi giorni ci ricordiamo del Venerdì Santo, della Pasqua e della Resurrezione, dell'ascensione al cielo del nostro Signore. Ed oggi ci ricordiamo dell'effusione dello Spirito Santo. In tutto il cristianesimo, oggi si celebra la Pentecoste. Ma noi non celebriamo, noi riceviamo lo Spirito Santo. Ogni cosa nel piano di salvezza deve essere la nostra personale esperienza. Quando il nostro Signore ha sparso il suo sangue, era il sangue del nuovo patto. Matteo capitolo 26, dal verso 26 al verso 28. Questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti, per molti. Così noi comprendiamo ciò che è accaduto per voi e per me. Ma deve essere la vostra esperienza personale.
voi dovete conoscere il Signore personalmente. Dovete conoscere il giorno nella vostra vita in cui lo Spirito Santo vi ha convinti di peccato. Quando vi siete ravveduti dei vostri peccati e avete chiesto al Signore di perdonarvi. Perché ci è stato predicato il perdono dei peccati. Luca capitolo 24, verso 47. Il perdono dei peccati sarebbe stato predicato a tutte le nazioni, ma sempre in riferimento a ciò che è accaduto sulla croce del Calvario, dove il nostro Signore, quale agnello di Dio, è morto. Egli era l'agnello di Dio che ha tolto i peccati del mondo. Tutti i nostri peccati furono messi sull'agnello di Dio ed egli ha sparso il suo sangue, ha dato la sua vita per voi e per me. Egli è morto affinché voi possiate vivere. Egli gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Affinché voi ed io fossimo riconciliati con Dio. Nel momento in cui egli ha preso il nostro posto, egli ha gridato: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Ma il momento successivo fu adempiuto. Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con sé. E poi naturalmente ci ricordiamo dell'effusione dello Spirito Santo. E qui c'è qualcosa di molto, molto prezioso e speciale. Più di 6.000 volte nell'Antico Testamento il nostro Dio è chiamato Dio, Signore Dio. Ma nel Nuovo Testamento egli è nostro Padre. Egli non è soltanto Dio in generale, ma egli è nostro Padre. Padre nostro che sei nei cieli. E se leggete in Atti capitolo 1, il nostro Signore ordinò agli apostoli di aspettare la promessa del Padre. La promessa del Padre è soltanto per i figli e le figlie. In Atti capitolo 1, nel verso 4, trovate scritto: aspettate la promessa del Padre. Cari, questo è molto importante. Non soltanto Dio in generale, ma il nostro Padre. Nell'Antico Testamento abbiamo le promesse in merito al nostro Salvatore. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà un figlio. Tutte le promesse lungo tutto l'Antico Testamento furono adempiute in Gesù Cristo. Egli nacque come figlio di Dio. Signore, egli lo era lungo tutto l'Antico Testamento. Il grande io sono. Ma per riscattarci, egli doveva venire in un corpo di carne, in un tabernacolo nel quale poteva dimorare, affinché potesse versare il suo sangue. Così come figlio di Dio egli è nato. Ho detto questo molte volte. Quando l'angelo Gabriele diede la promessa a Maria, la promessa che la semenza di Dio
sarebbe venuta attraverso la donna. E quando il tempo fu compiuto, l'angelo Gabriele diede quella promessa a Maria e lo Spirito Santo la adombrò. Colui che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. E nel figlio di Dio l'adozione ha avuto luogo. Nel figlio di Dio noi siamo stati adottati quali figli e figlie di Dio. Noi abbiamo ricevuto il perdono dei nostri peccati. Abbiamo ricevuto la vita eterna. Siamo figli e figlie di Dio. Noi vivremo in eterno. Così noi siamo una parte del piano di salvezza. Dio non ci ha portato una religione. Egli ci ha portato la salvezza. E prima che il nostro Signore andasse nella gloria, egli disse in Giovanni capitolo 17, parlando del Padre, in Giovanni capitolo 20, egli ha detto: io vado al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Fratelli e sorelle, noi siamo figli e figlie di Dio. Noi siamo redenti. Noi passeremo l'eternità con Dio. Ma come figlio egli è nato. Come i figli e le figlie nascono. Così noi dobbiamo nascere di nuovo. In primo luogo c'è il perdono dei nostri peccati. Ciò si prende cura del nostro passato. Ma dopo che riceviamo il perdono dei nostri peccati, dobbiamo ricevere la semenza della parola di Dio. Perché la vita è nel seme. E se avete ricevuto la parola di Dio, allora Giacomo capitolo 1 verso 18 viene adempiuto. Noi siamo nati di nuovo tramite la parola eterna di Dio. Prima epistola di Pietro capitolo 1 verso 23. Nati di nuovo tramite la parola di Dio. Giusto come Gesù Cristo era la parola manifestata, noi siamo la parola manifestata di Dio. Noi siamo nati di nuovo. Siamo figli e figlie di Dio. Ecco perché il nostro Signore ha detto: aspettate finché abbiate ricevuto la promessa del Padre. In Gioele capitolo 2, versi 28 e 29, sta scritto che Dio avrebbe sparso il suo spirito. Dio avrebbe sparso il suo spirito su ogni carne, sopra ogni nazione, sui figli e sulle figlie, e poi sui servi e sulle serve. Noi siamo figli e figlie, ma i giudei sono servi e serve. Se leggete in merito ai giudei, sta scritto: aspettate finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. Così, dopo il compimento dell'opera di Dio con la sposa di Cristo, di fra tutte le nazioni, Dio si volgerà ad Israele. E lo stesso Spirito Santo che è sopra di noi sarà sopra i giudei. Dio ha un piano di salvezza con la Chiesa neotestamentaria di fra tutte le nazioni, da ogni tribù. E sono felice di dire questo. Quando leggete in Matteo capitolo 24, nel verso 14,
questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni. Questa è una cosa, ma è un'altra cosa vivere e vedere ciò, vederlo accadere, che questo Vangelo originale, il Vangelo di Gesù Cristo, il Vangelo dei profeti e degli apostoli, lo stesso Vangelo che è stato predicato all'inizio, viene predicato alla fine del tempo come testimonianza a tutte le nazioni, affinché tutte le nazioni sappiano che Gesù Cristo è lo stesso, che tutti gli insegnamenti della Bibbia sono gli stessi. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E la Chiesa neotestamentaria ritorna al modello biblico. Giusto come quando i giudei ritornarono dalla cattività babilonese e ritornarono a Gerusalemme e trovarono l'antico fondamento. E il secondo tempio fu costruito sul fondamento originale. E l'apostolo Paolo scrisse ai Corinzi: io ho posto il fondamento, il fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Così Dio edifica la sua Chiesa e noi siamo parte di ciò che Dio fa proprio ora. Quanti credono la promessa? Alleluia! Allora siete figli della promessa. Voi vedrete la promessa adempiersi. Come ha detto il nostro caro fratello, quando Dio fa una promessa, Egli dà la sua promessa ed Egli mantiene la sua promessa. Ed Egli ha fatto la promessa: io vado a prepararvi un posto, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Cari fratelli e sorelle, questo è il tempo più importante, nella storia dell'umanità. Il tempo più importante nella storia della Chiesa neotestamentaria. Questi sono gli ultimi momenti in cui l'ultima chiamata risuona. Questo è 2 Corinzi capitolo 6. Questo è Apocalisse capitolo 18. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore. Allora io vi accoglierò e mi sarete per figli e per figlie. Soltanto coloro che ascoltano l'ultima chiamata, soltanto coloro che prendono a cuore di essere il vero popolo di Dio, di essere i veri figli e le vere figlie di Dio. Se voi ascoltate soltanto la chiamata, ma non uscite fuori e non vi separate, come potete essere preparati? Come potete essere figli di Dio? Noi non ascoltiamo soltanto, noi crediamo, noi ubbidiamo. E quando Mosè andò ai figli di Israele, egli disse a Faraone: lascia andare il mio popolo. Non tutti, ma il mio popolo. Lascia andare i miei figli e le mie figlie. Loro appartengono a me. Loro non appartengono a una denominazione, non appartengono a una religione. Io ho pagato il prezzo, io li ho riscattati, sono miei, sono scritti nelle mie mani. Io ho sparso il mio sangue per loro. Nessuna denominazione può trattenervi.
come mi sono riferito ai giorni di Mosè, lascia andare il mio popolo, lascia andare il mio primogenito. L'ultimo messaggio non è per tutti. L'ultimo messaggio sarà creduto da coloro che appartengono alla sposa di Cristo, perché è lo sposo che ha fatto la promessa. E lo sposo fa la promessa soltanto alla sposa. E se voi fate parte della sposa di Cristo, allora voi crederete ogni promessa di Dio. Vi allineerete con la parola di Dio, nella fede e nell'ubbidienza. Ciò è stato fatto attraverso il ministero del fratello Branham, che era un uomo mandato da Dio nel nostro tempo. Nessun profeta ha mai avuto un simile ministero. Nel suo ministero è stato ripetuto ciò che il nostro Signore ha fatto quando camminava sulla terra. Io ho detto questo molte volte, ma sono riconoscente al Dio Onnipotente che posso essere un testimone oculare, che posso essere un testimone auricolare. Io ero là quando è accaduto. Io ero nelle sue riunioni in Germania, ero nelle sue riunioni negli Stati Uniti. Io ho visto i giorni della Bibbia, ho visto Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E riguardo al ministero del nostro Signore, secondo Deuteronomio capitolo 18, egli doveva essere un profeta, perché la parola viene al profeta. E in Amos capitolo 3 verso 7 sta scritto: Dio non fa nulla sulla terra senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Così Gesù Cristo è il mistero di Dio rivelato. Ma nel suo ministero terreno, egli doveva essere un profeta, il figlio dell'uomo. E come voi conoscete la Sacra Scrittura, egli poteva dire a coloro che venivano a lui, egli poteva dire: prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto il fico. Giovanni capitolo 1. Egli poteva dire a Simon Pietro, prima di averlo conosciuto, poteva dire: il tuo nome è Simone, il nome di tuo padre è Giona. Egli poteva dire alla donna al pozzo: tu hai avuto 5 mariti e quello che hai adesso non è tuo marito. Egli poteva dire ai discepoli: andate in città, troverete un uomo che trasporta dell'acqua, ditegli che il maestro celebrerà la Pasqua in casa sua. Egli poteva dire ai suoi discepoli: andate, prendete l'asina e il puledro, affinché Zaccaria capitolo 9 verso 9 potesse essere adempiuto, come si legge in Matteo capitolo 21. Egli aveva un ministero profetico. Ed io ho sempre con me le predicazioni del fratello Branham. In ogni predicazione, quando egli pregava per i malati, per le persone sul palco, Dio gli mostrava chi fossero, da dove venivano, quale malattia avevano. Voi non potete immaginare come rimanevo impressionato ogni volta. Quando il fratello Branham ha avuto una settimana di riunioni in Germania, in ogni riunione egli pregava per i malati.
egli non conosceva una sola parola di tedesco, ma poteva dire a una sorella: tu vieni da Amburgo, sei un'infermiera, ti ho visto in ospedale. Non voglio entrare in tutti questi dettagli, ma il fratello Branham, tramite visione, poteva dire alle persone tutti i dettagli. Egli poteva dire: tu vieni da Berlino. Poteva dire ad una coppia dalla Svizzera: voi non siete di questa nazione, voi venite dalla Svizzera e vostra figlia è nata cieca. Io ero là, ero seduto molto vicino, lì di fronte, osservavo ciò che Dio faceva. E sin dalla prima riunione ho saputo nel mio cuore: questo è un uomo mandato da Dio. Nessuno può fare le cose che accadono qui a meno che Dio sia con lui. E poi venne il lunedì, il 15 agosto, quando ho stretto la mano al fratello Branham. Non dimenticherò mai quel mattino. Ho menzionato queste cose affinché possiate comprendere la mia responsabilità. Io posso dire come l'apostolo Giovanni: ciò che i nostri occhi hanno visto, ciò che le nostre orecchie hanno udito, della parola della vita. Questo è molto importante. Non fermatevi così presto. Non dite soltanto ciò che i nostri occhi hanno visto e che le nostre orecchie hanno udito. Continuate a leggere della parola della vita. Noi non raccontiamo storie, noi predichiamo la parola della vita. Noi condividiamo con voi i collegamenti con la parola di Dio. Come voi tutti sapete, io non critico, ma alcuni scrivono libri e libri in merito al fratello Branham, raccontando delle storie e ancora storie e storie. Noi non siamo qui per raccontarvi delle storie, siamo qui per condividere la parola di Dio con voi, per farvi conoscere il piano di salvezza, per collegarvi con ciò che Dio fa adesso. Molti parlano di ciò che Dio ha fatto 80 anni fa, 70 anni fa, 60 anni fa, ma che ne è di oggi? Che ne è di oggi? Di ciò che Dio ha fatto dopo che ha portato il suo profeta nella gloria? Quando il nostro Signore ha preso Giovanni Battista, quella non era la fine. Il nostro Signore ha continuato il ministero. E tutte le cose sono avvenute secondo la parola di Dio. E poi ha avuto luogo l'effusione dello Spirito Santo. La Chiesa del Nuovo Testamento fu stabilita e le dottrine per il Nuovo Testamento furono insegnate. Ogni cosa ha avuto il suo posto. Ogni cosa ha avuto il suo tempo. E così è stato con il ministero del fratello Branham. Io non ho compreso perché il Signore lo ha preso con sé, ma so che Dio non fa mai errori. Non comprendo neanche la maniera in cui egli si è dipartito. Io non comprendo perché Giovanni Battista
doveva essere decapitato. Mi sarebbe piaciuto sentire che egli era stato glorificato e portato nel cielo. Ma chi siamo noi per dire doveva essere in questa o in quella maniera? Sapete cosa è importante per me? Non si tratta perché il fratello Branham ha avuto un incidente d'auto il 18 dicembre. Io tuttora soffro a causa di questo. Perché egli ha avuto questo incidente. Ed egli voleva predicare in merito al più importante tema. Ed egli l'aveva menzionato numerose volte. Io voglio predicare sul tema la traccia del serpente all'inizio e alla fine. Egli voleva predicare in merito alla traccia del serpente. Come il serpente ha sedotto Eva. Come il Signore Dio aveva parlato ad Adamo, ma Satana parlò ad Eva. E poi Adamo credette ciò che Eva disse. Non voglio entrare nei dettagli, ma Dio non fa mai errori. Tutte le cose accadono secondo il piano di Dio. Così, dopo che Dio ha preso il suo profeta, è stato adempiuto ciò che fu detto al fratello Branham nel 1933. Il messaggio che ti è stato affidato precederà la seconda venuta di Cristo. Egli ha pure detto, non sono io il precursore, ma il messaggio precederà la seconda venuta di Cristo. Così Dio ha preso il messaggero, ma il messaggio, la parola promessa di Dio, viene condivisa fino all'estremità della terra. Ed è l'ultima chiamata. Voi, popolo mio, uscite, separatevi, dice il Signore, e sarete i miei figli e le mie figlie, ed io sarò il vostro Dio. Dunque il messaggio raggiunge l'estremità della terra. E cari fratelli e sorelle, noi siamo assolutamente molto vicini al ritorno di Cristo. Sin dal 1948 abbiamo una nazione chiamata Israele. E i giudei sono ritornati da più di 150 nazioni nella terra promessa. E il nostro Signore ha detto, quando vedrete questo, quando vedrete il fico ritornare in vita, allora il tempo è vicino. Ed egli ha fatto anche la dichiarazione, questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Cioè le terre passeranno, ma le mie parole non passeranno, dice il Signore. E questo rimane vero per tutta l'eternità. Così noi comprendiamo che siamo alla fine del tempo della fine. L'ultima chiamata risuona e gli ultimi vengono chiamati.
e attualmente serviamo il popolo di Dio in 172 nazioni. E laddove la nostra voce non viene udita, i fratelli portano la parola nei paesi vicini, predicando la parola di Dio a tutte le nazioni. E il nostro Signore ha detto: allora verrà la fine. Ritornando a ciò che il nostro fratello Didier ha letto e ha detto, il nostro Signore ha fatto la promessa: io vado a prepararvi un posto. Non c'è una domanda, il posto è preparato. La domanda è: siete pronti? Sono io pronto? E questo ci porta in Matteo capitolo 25. E se leggete dal verso 1, a mezzanotte ci fu un grido: ecco lo sposo viene, non il figlio dell'uomo, ma lo sposo. Anche lì dobbiamo leggere la Bibbia precisamente. Dove c'è scritto sposo, lasciate sposo. Dove c'è scritto figlio dell'uomo, lasciate figlio dell'uomo. Dove c'è scritto figlio di Dio, lasciate figlio di Dio. Dove c'è scritto figlio di Abramo, lasciate figlio d'Abramo. Lasciate ogni parola di Dio nel modo in cui è scritta, nel collegamento in cui è scritta. Così noi comprendiamo che lo sposo è andato a preparare un posto ed egli ritornerà e prenderà la sposa e la porterà alla cena delle nozze. Ricordatevi i due passi della scrittura. Matteo capitolo 25 verso 10. Quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Ricordatevi Apocalisse capitolo 19 verso 7. E la sua sposa si è preparata. Prima del matrimonio, lei è la sposa. Dopo il matrimonio, lei è la moglie. Così noi comprendiamo la parola di Dio e comprendiamo il tempo in cui viviamo. Le denominazioni hanno avuto il loro tempo. Attualmente ci sono 349 denominazioni unite nel Concilio Mondiale delle Chiese e tutte guardano a Roma, alla Chiesa Madre, e si uniranno. Ed oggi abbiamo letto nell'Herald Tribune che il Papa ha fatto la dichiarazione che lui deve essere coinvolto nella politica perché egli ha una responsabilità a livello mondiale. Egli usa la parola globale, globale, ma questa è la sua responsabilità. E cari, oggi qualcosa di molto speciale accade in Vaticano. Il signor Shimon Peres è al Vaticano e il signor Abbas è al Vaticano. Il Papa li ha invitati a venire. Egli ha fatto visita a Gerusalemme, è stato sul monte Sion, è stato nella sala di sopra, egli ha detto molte cose.
io non ho tempo di guardare la televisione, ma ho ricevuto una telefonata che sarei dovuto andare subito a guardare la televisione per vedere il Papa sul Monte Sion, per vederlo nella stanza dove è disceso lo Spirito Santo, dove ha avuto luogo l'ultima cena. Voi potete immaginare come mi sono sentito. Se leggete i numerosi passi della scrittura che Dio porterà a compimento la sua opera con i giudei sul Monte Sion e poi vedete il Papa sul Monte Sion. Io ho dovuto dire, Signore Dio, fino a quando? Fino a quando? Fino a quando guarderai queste cose? Ma noi comprendiamo molto bene, oggi loro pregano per la pace, pregano per la pace. E noi comprendiamo cosa significa. Primo Tessalonicesi capitolo 5, quando diranno pace e sicurezza, allora un'improvvisa rovina verrà su di loro. Così comprendiamo molto bene che i negoziati di pace devono continuare e il Papa è l'unica personalità sulla terra. E c'è una dichiarazione in questo articolo ed io quasi quasi ho pensato, questo è esatto. Sì, l'uomo che ha scritto questo articolo ha fatto la dichiarazione. Se guardiamo nella storia, non è accaduto quasi mai che una guerra sia iniziata senza che vi fosse stato un papa coinvolto. Sì, sì. Il Papa ha l'ultima parola sopra i politici. Ma questo non è il nostro problema oggi. Noi osserviamo queste cose e il nostro Signore ha detto, quando vedrete queste cose, pace e sicurezza, pace e sicurezza. E il profeta Daniele ha parlato al riguardo che ci sarebbe stato un trattato di pace di 7 anni e nel mezzo dei 7 anni il contratto sarebbe stato infranto e tutto ciò sta per realizzarsi. Cari fratelli e sorelle, nessuno sa quando il Signore ritornerà. Ma io credo che ciò accadrà nel nostro tempo. Io credo che ciò sta per realizzarsi. Così, per favore, credete con tutto il vostro cuore. Preparatevi, preparatevi. Siate ubbidienti alla parola di Dio. Come l'abbiamo toccato prima, Dio ha utilizzato il fratello Branham per riportarci al fondamento originale, agli insegnamenti originali. Noi sappiamo che non ci sono 3 persone individuali. Non esiste Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo. Il termine Dio il Padre si trova 26 volte nella Bibbia. Dalla lettera ai Romani, capitolo 1, fino alla fine dell'epistole che Paolo ha scritto. Ma il termine Dio il Figlio non esiste neanche una sola volta. Neanche una sola volta. E il termine Dio lo Spirito Santo
non esiste neanche una sola volta. Sempre il Figlio di Dio, lo Spirito Santo, ma mai Dio il Figlio. Neanche una sola volta, neanche una sola volta, neanche una sola volta Dio lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo o lo Spirito di Dio. E lo Spirito di Dio si muoveva sopra le acque in Genesi capitolo 1. Così c'era bisogno del ministero del fratello Branham per riportarci al fondamento originale, alla vera rivelazione di Dio in Cristo, per conoscere il nostro Padre nel cielo. Ma siccome siamo nati di nuovo, Dio è nostro Padre. Noi siamo figli e figlie di Dio. E tutti i figli di Dio sono condotti dallo Spirito Santo. E per mezzo dello Spirito Santo siamo condotti in tutta la verità. E qui c'è qualcosa di molto speciale. Io cercherò di condividerlo nel mio prossimo manoscritto. Quando i pagani sono sorti con l'insegnamento della Trinità e tutti i padri della Chiesa del III e del IV secolo non avevano ricevuto la salvezza. Loro erano pagani. Loro avevano soltanto accettato la religione del cristianesimo. E nel 380 la religione cristiana fu annunciata come religione di Stato. E tutti divennero membri di Chiesa. Ma questo non ha nulla a che fare con Cristo. Non ha nulla a che fare con il piano di salvezza. E la Chiesa di Roma non ritorna a Gerusalemme. La Chiesa di Roma ritorna al Concilio di Nicea. Nessun dogma si trova nella Bibbia. E affinché voi comprendiate, quando il nostro Signore ha dato il grande incarico, egli disse: andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandoli nel nome, non nei nomi, non nei titoli, ma nel nome in cui Dio si è rivelato quale Padre nel cielo, nel suo unigenito Figlio sulla terra e in noi per mezzo dello Spirito Santo. Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Tre manifestazioni dello stesso Dio per portare a compimento il suo piano di salvezza. Così noi dobbiamo prendere Matteo capitolo 28, Marco capitolo 16, Luca capitolo 24 e Giovanni capitolo 20. Noi dobbiamo prendere tutti e quattro i Vangeli e rispettare ciò che il nostro Signore ha detto. Dopo la sua resurrezione e ciò che gli ha detto nei quattro Vangeli, voi dovete portarlo in Atti capitolo 2, in Atti capitolo 8, in Atti capitolo 10, in Atti capitolo 19, perché ogni cosa è stabilita su due o tre testimoni. Nessuna volta la formula trinitaria è stata usata nella Bibbia. Nessuna volta.
non in questo libro. Ogni cosa è stata fatta nel nome del Signore Gesù Cristo. Quando leggete in Giovanni capitolo 17, tre volte il nostro Signore ha parlato del nome del Padre. Io ho rivelato il tuo nome a coloro che tu mi hai dato dal mondo. Così, qual è il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Il Signore Gesù Cristo. E ogni persona nei giorni della Bibbia veniva battezzata nel nome del Signore Gesù Cristo. Ed ora io ho una domanda. Siete tutti battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo? Gloria a Dio. E se dovessero esserci alcuni in mezzo a noi, per favore prendetelo seriamente. Voi non potete mai mischiare le tradizioni con la parola. La parola di Dio è la parola di Dio. E nessuna menzogna proviene dalla verità. Ma ogni interpretazione è una menzogna. Così noi non abbiamo interpretazioni. Noi abbiamo l'originale parola di Dio, gli insegnamenti originali degli apostoli. E quando il fratello Branham ha parlato delle profezie, egli ha pure menzionato Apocalisse capitolo 12, dove vedete una donna coronata con 12 stelle. Sapete cos'è questo segno nella bandiera europea? Avete già visto la bandiera europea? Avete contato le 12 stelle? Sapevate che è stato un prete belga che ha avuto l'idea che in Apocalisse capitolo 12 si parla di Maria, che deve essere la donna che l'apostolo Giovanni ha visto. E Maria è coronata con la corona di 12 stelle. E perciò noi abbiamo la bandiera europea con 12 stelle. Cercate ciò su internet e lo troverete. Ma ritorniamo in Apocalisse capitolo 12. Il fratello Branham ha detto che è la Chiesa neotestamentaria. E la Chiesa neotestamentaria è coronata con l'insegnamento dei 12 apostoli. E lei ha ricevuto la parola di Dio. E il figlio maschio che nascerà regnerà su tutte le nazioni. Il Signore ha sempre parlato in parabole. Cari, arriviamo alla conclusione. Voglio che comprendiate la mia responsabilità. Io non posso andare nella gloria senza di voi. Io posso andare soltanto insieme a voi. E dico questo sull'autorità della parola di Dio. Alla fine del tempo in cui viviamo, ci sarà una sposa chiamata fuori, una sposa preparata, che ha ricevuto lo Spirito Santo, che è suggellata con lo Spirito Santo,
sarà la sposa di Cristo. Non un miscuglio, ma la pura parola di Dio. La parola promessa di Dio. E Gesù Cristo era la parola semenza. La semenza promessa in Genesi capitolo 3, verso 15. Lungo tutto l'Antico Testamento. Ed egli è colui che ha seminato la buona semenza. E la buona semenza sono i figli del regno di Dio. E nella nostra generazione noi siamo la parola di Dio manifestata. Noi abbiamo ascoltato le promesse di Dio per questo giorno. E noi crediamo Dio con tutto il nostro cuore. Noi crediamo che il messaggio dell'ora è indietro alla parola di Dio, indietro alla volontà di Dio. Io ho l'abitudine di dire questo molte volte. Voi potete essere nella volontà di Dio soltanto se siete nella parola di Dio. Ed è soltanto se siete nella parola di Dio che voi siete nella volontà di Dio. Che possiamo essere certi, cari fratelli e sorelle, che possiamo essere certi di essere retti nel nostro cuore, che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori tramite lo Spirito Santo. Non si tratta soltanto di parlare in altre lingue. Come sapete, ho avuto il grande privilegio durante la mia vita, specialmente negli ultimi 40 anni, ho sperimentato moltissime cose. Nel 1947, 1948, 1949 abbiamo avuto delle riunioni. Era il cielo sulla terra. Lo Spirito Santo scendeva su tutta l'assemblea, talvolta su 200-300 persone. E noi non parlavamo soltanto in altre lingue. Noi cantavamo armoniosamente, cantavamo. Se centinaia di persone cantano nella vostra lingua, c'è una certa armonia mentre cantano. Ma vi dico che l'armonia che noi avevamo, essendo riempiti con lo Spirito Santo, parlando in differenti lingue, cantando in differenti lingue, ed erano ondate di gloria che attraversavano il corpo. Sì, in quel senso io ho sperimentato Atti capitolo 2. Ma permettetemi di dire questo. Anche quella grande effusione dello Spirito Santo non ha riportato le persone alla parola. Tutti sono rimasti nelle loro chiese. Tutti hanno continuato a credere come credevano prima. Ma attraverso il ministero del fratello Branham non si trattava soltanto di mettere l'accento sul fatto di ricevere lo Spirito Santo, ma di ricevere la parola di Dio, la parola di verità. Dio ha detto: io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Ma poi, molto specificatamente, viene detto sui miei figli e sulle mie figlie. Sui miei figli e sulle mie figlie. Io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, ma poi sui miei figli e sulle mie figlie. Questo è il tempo di Dio in cui lo Spirito Santo discende
per suggellarci nella verità. Quanti credono tutte le promesse di Dio? Quanti credono che Gesù Cristo è lo stesso oggi? Quanti hanno bisogno di salvezza? Quanti hanno bisogno di guarigione? Quanti hanno bisogno di rivelazione divina? Gesù Cristo è qui. La presenza di Dio è qui. E il Signore porta a compimento la sua opera. E a motivo della chiamata diretta, io ho una responsabilità. Non per adempiere le promesse, ma per condividere la parola promessa con voi. Tuttavia, Dio si è preso la responsabilità di adempiere ogni promessa che Egli ha fatto. E come ho visto nel gennaio 1981, quando fui preso fuori dal mio corpo, quando guardai alla mia destra, vidi la moltitudine vestita di bianco che nessuno poteva contare. E tutti erano giovani, tutti erano giovani. E noi salivamo e salivamo. Non posso dirvi tutto, ma ho visto la nuova Gerusalemme discendere incontro alla sposa prima che lei entrasse nella nuova Gerusalemme. Io credo con tutto il mio cuore che la vera sposa di Cristo adesso ascolta la parola, crede la parola, si allinea con la parola di Dio, ama il Signore, loro si amano gli uni gli altri, noi non parliamo gli uni contro gli altri, noi preghiamo gli uni per gli altri, noi crediamo, noi riceviamo lo Spirito Santo per unire il corpo di Cristo. Tramite un solo Spirito, noi tutti siamo battezzati in un corpo. Questo è ciò che dice la Bibbia. Così noi tutti abbiamo bisogno di questo battesimo dello Spirito Santo, non quello che abbiamo avuto negli anni 40 e 50, non ciò che hanno avuto all'inizio del secolo scorso a Los Angeles, ma ora che abbiamo abbandonato le nostre proprie vie, che siamo usciti da tutte le religioni e da tutte le denominazioni, siamo santificati nella parola di Dio e nell'ultima pioggia saremo battezzati tramite lo Spirito Santo in un solo corpo e poi andremo ad incontrare il Signore. Dio vi benedica. Devo terminare. Alziamoci in piedi per pregare. Chiedo al fratello Didier di pregare. Beneamato Signore, Dio nostro Padre, è con riconoscenza che veniamo per dirti grazie. Per la grazia in questo pomeriggio, tu non ci hai soltanto mandato la parola per guarire le nostre anime, ma tu chiami ancora a te questo pomeriggio affinché possiamo essere pronti per il giorno e per l'ora. Che il tuo nome sia lodato, che il tuo nome sia esaltato, perché tu sei il nostro Dio che hai preso la decisione di salvarci e per questo tu hai dato la tua vita e il tuo sangue sulla croce del Calvario affinché noi avessimo vita in abbondanza. Grazie per il perdono dei nostri peccati, grazie per aver permesso che nascessimo di nuovo dalla parola pura, non falsificata,
tramite la parola non mischiata. Signore, che tu possa benedire il tuo popolo radunato questa sera, che nessuno possa uscire da questo luogo senza aver preso questa decisione, perché sappiamo che il tuo ritorno è molto vicino. Tu sei il Dio delle promesse. Quando tu fai una promessa, tu la adempi. Signore, sii lodato. Che possiamo essere pronti per il giorno e per l'ora quando tu ritornerai, Signore. Che nessuno sia dimenticato di coloro che hanno ascoltato la tua voce, che hanno creduto la tua parola, che hanno preso la decisione di appartenerti. Come è scritto, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Signore, questo pomeriggio, attraverso questa parola, noi abbiamo preso la decisione di appartenerti interamente. Signore, guarda le richieste. Signore, rispondi dal cielo e radunaci, Padre. Noi sentiamo, desideriamo di stare assieme. Signore, di essere condotti da te, di essere uniti, di parlare gli uni gli altri, di parlare di te, nostro Signore, di ciò che tu hai fatto per noi. Signore, riempi i nostri cuori col tuo glorioso Spirito Santo e manifesta la tua bontà e la tua grandiosità. A te sia l'onore, a te sia la lode. È nel nome di Gesù Cristo che ti abbiamo pregato. Amen. Mentre siamo ancora in piedi, cantiamo a te il nostro cuore e la nostra vita. Come l'abbiamo nella nostra vita questa sera? Il Signore nel suo tempo aveva posto la domanda: avete compreso tutte queste cose? Noi possiamo pure rispondere sì ed amen. Abbiamo compreso tutte queste cose. Che Dio benedica ciascuno. Cari, che nulla possa mettersi fra voi e la decisione che dovete prendere. Il Signore è presente. Egli è presente in mezzo a noi. A te il nostro cuore e la nostra vita. E insieme eleveremo le nostre voci per glorificare il Signore, per lodarlo, per ringraziarlo. Alleluia. A toi. Alléluia. Alziamo le nostre mani e insieme adoriamo il Signore e lo ringraziamo. Eleviamo le voci tutti insieme. Beneamato Signore, e con riconoscenza, Padre, è una grazia, Signore, che tu hai donato a ciascuno di noi stasera di ascoltare la tua voce. Signore, noi sappiamo che tu sei presente in mezzo a noi, che tu possa benedire ciascuno, benedici ogni anima. Signore,
che nessuno esca da questo luogo senza essere sicuro che quando tu ritornerai lo prenderai con te. Signore, fa ancora grazia, benedici i cuori, benedici le anime. Bene amato Padre, noi veniamo in preghiera per ringraziarti per la grazia che tu ci hai fatto questa sera. Tu hai inviato il tuo servitore in mezzo a noi, che ci ha portato la parola che prepara i nostri cuori, che ci prepara per il tuo glorioso ritorno. Bene amato Signore, benedici ciascuno riguardo alle richieste nel loro cuore. Signore, rispondi dal cielo. Grazie per la tua presenza. Grazie per averci inviato il tuo servitore. Grazie per la preparazione in quest'ora. Grazie per il tuo glorioso ritorno. Grazie per le tue promesse che serviamo nel nostro cuore. A te sia l'onore, Signore. Grazie per la risposta del tuo glorioso spirito. Alleluia. A te sia la gloria, Signore. A te sia l'onore. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. 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 Gloria al Signore. Gloria al Signore. Alleluia.